Siamo nel 1916, Padre Pio è ancora a Pietrelcina. Vi ricordiamo che Padre Pio resterà a Pietrelcina fino al mese di febbraio del 1916 e scrive a Padre Agostino: "Quanto mi addolora lo stato del vostro venerando vecchio." Ecco, qui c'è una richiesta per un ammalato che è in gravi condizioni. Si tratta di Padre Francesco da Savignano Greci, che morirà il 16 febbraio successivo. "È atteso dal divino agnello in cielo," scrive Padre Pio il 14 gennaio. "Prego pure la divina pietà a che voglia conservarlo in vita ancora per un altro poco." "Ma che volete?" scrive Padre Pio a Padre Agostino. "A me sembra impossibile di essere ascoltato su questo punto, e poi, a dirvi il vero, ne provo una ripugnanza assai grande nel fare questo, perché sembrami pure che vogliamo trattenere in carcere un condannato che è già vicino ad acquistare la sua libertà dopo aver soddisfatto per intero la sua pena. Ad ogni modo, non cesserò di pregare, a solo fine di ubbidire a voi che così volete." Ecco l'obbedienza di Padre Pio nei confronti dei suoi superiori. E in modo particolare, Padre Francesco da Savignano Greci morirà successivamente, nel mese successivo, ecco, dopo qualche settimana, il 16 febbraio.